Il versetto dell'Alleluia illumina questa parola importantissima per tutti noi, soprattutto in questo tempo che siamo chiamati a vivere. Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. In queste poche parole c'è tutta la nostra vocazione, tutta la nostra vita, il senso, il motivo per cui oggi siamo qui. Per ascoltare una parola che ha di verità, l'unica verità, che ha il potere di rigenerarci, di cambiare il nostro cuore, per essere in questo mondo una primizia di tutte le creature, cioè una profezia, un annuncio a tutti gli uomini di ciò che ogni uomo è chiamato a essere, di ciò che per ogni uomo è preparato. Stiamo vivendo in un tempo difficile, dove il demonio con molta astuzia ha chiuso il cielo, ha chiuso la prospettiva celeste, e con molta abilità e con molta astuzia sta riportando gli uomini come topi nel buio di un carcere, di una schiavitù che è dettata dalla paura della morte. Questa è la verità, questa è la realtà. Per la paura della morte l'uomo è schiavo e può compiere ogni nefandezza, che è esattamente ciò che ha detto oggi il Signore. Dal cuore dell'uomo escono i propositi di male, e lo vediamo oggi, dove tutti sono contro tutti, dove c'è sospetto, discriminazione. Io sono convinto che la maggior parte di noi, quando entrano in un posto pubblico, quando incontrano delle persone che non conoscono, o forse anche un parente che è una settimana che non vede, alle volte anche il figlio, la figlia, i genitori, il primo pensiero è: dove sarà stato? Cosa avrà fatto? Oppure altri pensieri più tecnici. E questo passaggio costante che c'è e che ci preme da tutte le parti, come un bombardamento forte, fortissimo, per passare certo tipo di prove, per avere un certo tipo di tessere, possono essere utili o non utili, non è questo il punto. Sta creando dentro di noi una selezione nei confronti delle persone. Non guardiamo le persone come le guardavamo prima. Questa è la verità. Il mondo sta vivendo questo. Sta montando un odio e un pregiudizio terribile, che si taglia con il coltello e fa piangere. Il problema è che questo il demonio lo vuole portare nella Chiesa. Il problema è che oggi la Chiesa è attaccata come non mai dal giudizio e dalla divisione. E questo è il vero combattimento al quale oggi siamo chiamati. Il giudizio nei confronti del fratello, che è quanto di peggio possa accadere nella Chiesa, come in una famiglia. Il marito che giudica la moglie che giudica il marito. Quello che sta accadendo con il virus, con i vaccini, con i green pass, eccetera, ce l'abbiamo tutti nel cuore. Perché anche noi chiediamo green pass al marito. Anche noi chiediamo molte vaccinazioni al marito,
alla moglie, ai figli, o ai genitori. Devono essere come dico io, perché non mi deve infettare, non mi deve portare del male. Devo difendere la mia vita. E questo che sta accadendo è usato dal demonio per alimentare quanto di peggio c'è nel nostro cuore e riportarci alla lontananza da Dio, alla discomunione con Dio e quindi col fratello. Perché chi è in discomunione con il fratello è in discomunione con Dio, punto. Chi giudica il fratello ha ucciso Dio nel suo cuore, su questo non c'è alcun dubbio. Se io giudico un fratello per qualsiasi cosa, non sto dicendo che la persona non ha una gamba, quella persona ha rubato, questo non è un giudizio. Ma se io uccido quella persona nel mio cuore, la escludo e faccio un giudizio morale, senza conoscere la sua storia, senza conoscere il suo cuore, senza conoscere le sue debolezze, io ho già tagliato con Dio. Io già sono preda della menzogna del demonio, già sono stato sedotto dal demonio. Ma il mondo sta vivendo questo. Il mondo sta vivendo e preparando una guerra fratricida, enorme. Ma il Signore dice che ci ha chiamati e oggi qui ci sta dando una parola di verità che è capace di rigenerare, dice la seconda lettura, ogni buon regalo e ogni dono perfetto, cioè a cui non manca nulla, il dono che tutti noi aspettiamo viene dall'alto, è un dono, non ce lo possiamo dare da noi, non ce lo possono dare le nostre ragioni, i nostri studi, la nostra scienza, la nostra politica, la nostra cultura, no, è un dono celeste, soprannaturale, è la parola di verità che è capace di rigenerare il nostro cuore, di trasformare il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, il nostro cuore che giudica, che ha paura, che si difende dall'altro, nel cuore di Cristo. Perché questa parola di verità che ci viene annunciata è Cristo. E se ora è annunciata in questo momento, tra pochi minuti, questa parola di verità si fa carne, si fa pane, che tu ed io possiamo mangiare. Quindi non solo ascoltiamo la parola, che genera in noi la fede, perché la fede viene dalla predicazione della parola, non viene dallo studio, non viene dall'approfondimento. La fede viene dalla predicazione della Chiesa. E questa predicazione diventa carne dentro di me. Cristo prende possesso di me, scende al profondo di me, da dove escono i propositi malvagi, gli adulteri, le menzogne, i pregiudizi, gli odi, i rancori. E al posto di questo esce bene, perché se qui il Signore dice è dal cuore che escono tutti i propositi di male, un cuore rinnovato, cioè dal cuore di Cristo, che cosa nasce? Che cosa esce? Tutti i propositi di bene, per giustificare il fratello, per amare il fratello, per perdonare il fratello, per accoglierlo il fratello. Ma questa è la felicità. Questa è la primizia del cielo, per questo dice noi siamo stati chiamati a essere primizie, perché gli uomini pensate che vogliono essere infelici? Sinceramente, quando dicono che tutti, molti, moltissimi, dicono che bisogna tornare alla normalità, dimenticano che la normalità era magari una vita d'inferno con la moglie, un lavoro difficile, ma diciamo, ascoltiamo degli slogan e ci entriamo dentro con tutte le scarpe. Ma quando uno desidera qualcosa di diverso da quello che ha, che cosa sta desiderando? Una pienezza che non ha incontrato, una gioia che non ha mai sperimentato. Se la costruisce, se la fa con una vacanza, con il lifting, con la corsa, con la dieta, con i soldi, con l'amante, non lo so io, con ogni cosa ci costruiamo brandelli di pseudo felicità che ci fanno poi male perché sono avvelenati dentro. E quando arriva una malattia, quando arriva un problema, quando arriva un virus che ti mette lì, impazzisci, il mondo impazzisce, ma noi no. A noi è stata data una parola di verità. Qual è questa parola di verità che è capace di cambiare il tuo cuore? Che Dio ti ama, che Dio non ha chiesto nessun passaporto per amarti, che Dio non ha chiesto che tu ti lavi le mani, non te le lavi, che fai le abluzioni, non le fai, non ha chiesto nemmeno le tue preghiere. Non ha chiesto nemmeno il tuo proposito di essere buono. Dio ti ama, e punto. Dio, quando era sulla croce, era solo.
capito? Gesù Cristo sulla croce era solo, solo la madre senza peccato e un povero bambino là, Giovanni impaurito. Tutti gli altri se n'erano andati. E la peccatrice che era stata risuscitata da 7 demoni, Maria Maddalena, era solo e stava morendo per te. E tu in quel momento stavi pensando a lui? A Roma, l'imperatore, non so, il gladiatore, per dire qualunque altra persona, in Giappone, in America, dove vivono le persone, stavano pensando a Cristo? Volevano convertirsi? No, uccidevano, ammazzavano, ed erano amati, amati, come tu ed io oggi. Quando siamo entrati in questa chiesa, nessuno ci ha chiesto niente, nessuno ci ha chiesto che desiderio hai, che impegno vuoi prendere, quanto vuoi essere buono. Nessuno ci ha misurato la temperatura della fede, nessuno. Il Signore ha dato la vita per te, così come sei. Ha dato la vita per te, per me, così come sono. Questo è il cristianesimo, questa è la parola di verità. Una sola verità c'è: la tua realtà di peccatore, la mia realtà di peccatore e la sua realtà di amore, che abbraccia il lebbroso, che abbraccia questo infetto del virus più letale che è il peccato e che distrugge la comunione, che distrugge l'amore, che distrugge la gioia, che distrugge la pace, che distrugge il disegno di Dio su di noi, che deturpa l'immagine e la somiglianza di Dio su di noi. Questo abbraccio che oggi riceviamo in questa comunità, questo abbraccio che riceviamo da questa parola piena di amore, che non risparmia la verità, che non edulcora la verità sul nostro cuore, perché nessun medico che veramente ha a cuore la salute del paziente può dire una menzogna al paziente senza condannarlo alla morte. Il Signore, che ci ama infinitamente, sa a quale prova oggi è chiamata la Chiesa, a quale prova sei chiamato tu e io, che questo spirito malvagio del demonio è entrato nella Chiesa e ci vuole dividere, e vuole dividere tutti i cristiani, perché divisa la Chiesa ha buon gioco nel mondo, perché non ci sono più primizie e gli uomini non hanno più veramente più speranza, perché non possono più vedere in uomini come loro il cielo, la speranza vera, attendibile, di persone che vivono la stessa vita di tutti, ma felici, che hanno un cancro terminale e stanno in pace, che penetrano dentro questo tempo di virus senza nevrosi, guardando al cielo, sapendo che di tutto si può morire, anche di virus, ma noi sappiamo che in Cristo siamo già risuscitati, perché la verità è che Cristo ha vinto la morte, che Cristo è passato oltre il sepolcro e oggi è risorto, è vivo ed è qui per abbracciarti, per dire: coraggio, io ho vinto la morte, esci dalla paura della morte, esci, perché io l'ho vinta veramente. E dove lo vedi che l'hai vinta? Dove lo vedi che Cristo ha vinto la morte, che questa parola è vera? Dove? Quando lui prende possesso di te e puoi perdonare chi non puoi perdonare, puoi amare chi non hai amato fino ad oggi, puoi avere pazienza con chi non hai avuto pazienza, puoi aprirti alla vita e dare la vita a un altro figlio che non avresti voluto, che puoi accettare un bambino down, che puoi accettare una realtà difficile, di essere senza soldi, sapendo che Dio provvede. Tutto questo che è un dono che viene dal cielo, perché non viene da noi. Questo fa di noi una sola cosa, dà a noi la comunione nel suo amore. Allora la Chiesa diventa una luce immensa in tutto il mondo, in questo momento. Tutti possono, aspettano da vedere la Chiesa, di vedere la Chiesa, e hanno diritto di vedere nella Chiesa il cielo, la primizia. Non gente che pensa peggio del mondo, non gente più divisa del mondo, non gente più impaurita del mondo, più nevrotica del mondo. Siamo tutti deboli, siamo tutti poveri, abbiamo tutti paura, ma sappiamo che abbiamo una parola di verità che oggi viene qui e dice: coraggio, io ho vinto il mondo. Chiudi la televisione, chiudi, vieni a me, invece di ascoltare notizie, 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 prega, stai con me e vedrai che potrai vedere il fratello in un altro modo, potrai accoglierlo, non penserai male. Non, il tuo primo pensiero sarà: sta soffrendo o non sta soffrendo? Che problemi avrà a casa? No, se si è fatto il vaccino o no, se c'è il virus o no, se chissà chi ha incontrato, chissà. La sua anima ti interesserà, come interessa l'anima di tuo figlio, di tuo marito, di tua moglie. Quella è la salvezza alla quale ogni giorno, per la quale ogni giorno preoccuparci, stando uniti a Cristo. Coraggio, perché il Signore vuole veramente questo. Chiude il Signore dicendo, la prima parola dice:
La religione pura e senza macchia è visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze, cioè andare ai piccoli, ai poveri, visitarli, visitare le vedove, i malati, e non lasciarsi contaminare da questo mondo, dalla menzogna del demonio, dalle sue pompe, dalle sue illusioni, e restare uniti a Cristo che oggi si dona a noi. Chi è in Cristo è una creazione nuova, ha vinto il mondo, è vivo, e annuncia la sua vittoria e il suo amore a tutti.